Nella puntata di oggi di Play Europe ci spostiamo nell'Irlanda del Sud per raccontarvi di uno dei progetti di EU in My Region, la campagna di comunicazione co-creata dai cittadini e dalle istituzioni europee per dare visibilità ai tanti progetti finanziati dall'Unione Europea in tutta Europa, quei progetti che fanno la differenza a livello locale. Nello specifico, l'iniziativa di cui vi parleremo è una collaborazione tra Unione Europea e la regione meridionale dell'Irlanda per la realizzazione del Mary Elmes Bridge di Cork, che contribuisce a rendere la città più sostenibile, meno congestionata e soprattutto più connessa. Il ponte collega lo storico quartiere vittoriano al centro della città, offrendo agli abitanti di Cork un modo alternativo per spostarsi nella loro città. Oltre 11.000 i pedoni e i ciclisti che attraversano il ponte ogni giorno. Spostandosi dal centro culturale del quartiere vittoriano di Cork a Patrick Street, la sua principale area commerciale. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto vi ricordiamo che potete seguirci sulle pagine social di Facebook, Instagram di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu. Ci trovate anche su Spreaker e iTunes. Play Europe. Alla scoperta dell'Unione Europea dei cittadini. Il progetto vuole fornire un ponte pedonale ciclabile e al tempo stesso promuovere un maggiore utilizzo della bicicletta e delle passeggiate. Il ponte migliora la connettività pedonale e ciclistica tra il nord e il sud del centro della città, il quartiere vittoriano, appunto, la stazione ferroviaria di Kent e le aree circostanti, identificate per la prima volta come obiettivo dal piano di sviluppo del comune di Cork nel lontano 2004. Le persone così possono accedere a entrambi i lati della città utilizzando il ponte, oppure prendere posto e immergersi nelle immagini e nei suoni della vivace città e del fiume Lee. Vi state chiedendo come mai si chiama in questo modo il ponte? È stato nominato così dagli abitanti stessi dopo una consultazione aperta. Mary Elmes è infatti una figura molto nota a Cork, un'operatrice umanitaria che ha salvato la vita a centinaia di bambini ebrei durante l'Olocausto. Un fatto curioso? Il ponte non è stato costruito direttamente dove si trova adesso, è stato costruito fuori sede da una società con sede a Carlow e solo quando era quasi finita la struttura è stato trasportato al porto di Cork per l'assemblaggio finale e la sua finitura. Vi starete chiedendo come è stato trasportato? Ebbene, ce lo siamo chiesti anche noi e alla fine abbiamo scoperto che è stato trasportato su una chiatta lungo il fiume Lee fino alla destinazione finale ed è stato aperto e inaugurato ufficialmente a settembre 2019. Tutto questo non sarebbe mai stato reso possibile senza l'Unione Europea. È attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sono state realizzate tutte queste opere, il FESR per gli amici, un fondo che ha permesso l'investimento di più di 350 miliardi di euro nel periodo tra il 2014 e il 2020. Questo fondo consente la materiale realizzazione di progetti regionali che hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di europei. Il costo totale è stato di 3 milioni di euro, di cui 1,5 finanziati dall'Unione Europea attraverso il FESR e 1,5 invece forniti dal Consiglio Comunale di Cork. Anche per questa puntata è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. È possibile riascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker Play Europe insieme a del materiale extra sul nostro sito playeurope.eu. Play Europe. Alla scoperta dell'Unione Europea dei cittadini.